E salve a tutti signori e benvenuti a questo noiosissimo video dove elencherò le caratteristiche del nuovo Galaxy S20, S20 Plus e so che non sapevate che esistesse l'S20 Ultra. Mi trovate tra 5 minuti appeso all'albero nel parchetto. Detta la mia stronzata, cominciamo a parlare del Mi 10 Pro. Sì, non c'entra niente, perché no, in realtà c'entra, siete voi che non capite. Sono telefoni che sono stati presentati praticamente assieme, ok? E io sono peraltro un fan di ambedue le marche. Sono stato un compratore di Xiaomi e ho comprato ovviamente anche Samsung nella mia vita, precisamente un S7 Edge e in successione un Mi 8. Se vi chiedeste cosa ho adesso, beh, è un Mate 20 Pro, quindi in realtà parlo da totale outsider. Non c'è motivo di cambiarlo al momento perché è ancora il top di gamma. Insomma, il Mate 30 e il Mate 30 Pro non li potete neanche comprare, praticamente non c'è Android. La serie P è quella da sfigatini e quindi questo francamente sì, è domina. Allora, intanto, per fare un confronto tra questi due telefoni bisognerebbe cercare di trovare quello giusto, perché sapete, esiste il Mi 10 e il Mi 10 Pro e lì è facile scartare, ovviamente il Mi 10 Pro è il migliore. Poi invece dalla parte di Samsung troviamo un S20. Va bene, poi c'è un S20 Plus che fa qualcosina più meglio dell'S20, tipo un po' più di batteria, c'ha la Time of Flight come telecamera e non so cos'altro, francamente, forse lo schermo più grande. E poi c'è l'S20 Ultra, che è il vero top di gamma, però ha un prezzo anche veramente proibitivo, che io ho visto essere su Amazon da 1.300 rispetto ai 1.100 dell'S20 Plus, rispetto ai 1.000 più o meno dell'S20 normale, che sono prezzi praticamente neanche di lancio, sono già calati in realtà. In particolar modo quando arriva il Mi 10 Pro, che con 700 euro vi dà delle caratteristiche a metà tra l'S20 Plus e l'S20 Ultra, per quello che non riesco bene a identificare. Diciamo che Samsung ha fatto un lavoro assolutamente egregio e li adoro come telefoni, sono veramente belli da vedere, avranno sicuramente un ottimo schermo. Andranno da Dio perché hanno lo Snapdragon 865, hanno l'abilitazione al 5G e sì, anche il 6 c'è la fregatura, ma poi vi spiegherò. Come al solito poi non l'ho spiegato, ma il problema è che non supporta la millimeter wave, cioè il vero 5G, quello che dà un colpo rispetto al 4G. E quindi sì, altra feature che è messa lì tanto per essere messa. Una batteria mostruosa, francamente, 4000, 4500 e 5000 addirittura per l'S20 Ultra, mantengono l'IP68, che per me è una cosa abbastanza importante, e francamente è veramente difficile battere l'interfaccia di Samsung, quindi per me sono telefoni veramente, veramente buoni. Xiaomi probabilmente ha fatto qualcosa di meglio. Il problema nasce dal fatto che noi ci aspettiamo, visti gli ultimi 5 anni di evoluzione degli smartphone, che gli upgrade devono essere sempre qualcosa che stupisce in maniera incredibile, e francamente più va avanti la tecnologia più è difficile riuscirci. In questo caso alcuni pensano, anche se secondo me erroneamente, che il mondo delle innovazioni smartphone stia stagnando. Vi consiglio di andare a vedere il video di Marcus Brownlee dove spiega che effettivamente non è vero che ci siamo fermati come innovazioni, ce ne sono tantissime, tantissime in cantiere e tantissime che arriveranno. Anche solo il fatto di essere riusciti a mettere la camera dietro lo schermo, il sensore di volti dietro lo schermo, di fare dei display che ormai sono grossi come quelli dei tablet ma stanno in mano, ecco, queste sono upgrade che sono arrivati, non hanno stupito così tanto, però alla fine in realtà rispetto a uno smartphone preso da 3 anni fa è veramente tutta un'altra cosa. Ci sono degli upgrade che magari solo letti e non provati nella realtà non rendono l'idea, come può essere la frequenza di aggiornamento a 90 Hz o 120 Hz, che è chiaro, chiunque l'ha usata dice che non tornerebbe più indietro, esattamente come io con lo schermo a 144 Hz, però non è che lo puoi sapere leggendo un numero, tu pensi che l'abbiano sparato lì solo perché fa scena e invece in realtà c'è una fregatura in ogni specifica di questi nuovi smartphone, perché per cercare di stupire ancora di più il possibile cliente la sparano altissima, e anche se è vero che hanno raggiunto questo obiettivo, cioè sì ma no, vi spiego meglio. Mettiamo per esempio a confronto l'8K che fa l'S20 Ultra e il Mi 10 Pro, perché hanno le camere da 108 megapixel, un frame di un 8K è 33 megapixel, per non dire 36, adesso mi ricordo, comunque molto, e quindi hai necessità di avere un sensore enorme. Però il punto è che su Samsung, quando lo attivi
ti tocca rinunciare a ogni sorta di stabilizzazione, di correzione, non hai niente. È proprio un 8K quasi come uscisse dal sensore. Mentre su Xiaomi è stata mantenuta la stabilizzazione, che già è tutta un'altra cosa, cioè la maggior parte delle volte si vede sempre, sapete, la risoluzione più alta di tutte, però noise, no haze, no squares, no blurs, e allora uno non lo usa mai ora della fine, perché i video usati così da telefono, se non sono stabilizzati, francamente sono una schifezza. Quindi Xiaomi, almeno avendo messo questa funzione, si è degnata di renderla utile, quindi anche qui c'è una differenza tra quello che ha fatto Samsung e quello che hanno fatto loro. Peraltro Mi 10 Pro è primo nella classifica di Dxomark al momento con 124 punti, penso verrà battuto dagli S20, però per il momento si gode la sua gloria. Perché dite, oh, non riescono più a fare camere migliori, sono sempre da 12 megapixel, perché effettivamente è così. Gli S20 e S20 Plus sono da 12 megapixel e quello che comunque si cerca di fare è prendere i tanti pixel che effettivamente ci sono nel sensore e comunque alla fine fare una foto che è da 12. Il che però va analizzato da un altro punto di vista, perché dovete sapere che di un sensore fotografico fa molto la grandezza, e rispetto all'S10 o al Mi 9 la grandezza del sensore è aumentata di parecchio. Lo so che è una cosa che non si vede, è un numerino che non si caga nessuno e probabilmente non sapete neanche cosa vuol dire, ma vi posso assicurare che l'upgrade c'è stato e non è per nulla semplice. E non è un problema di grandezza del sensore, perché insomma se ci provi in quanto a dimensioni, qui ci potrebbe stare pure un full frame. Il problema è che le lenti sono limitate da questo spessore. Quando tu vuoi fare un ottimo telefono che deve avere un ottimo zoom, che deve avere delle ottime lenti, e devi compattarli qui dentro, i cazzi si fanno molto amari. Quindi essere riusciti a ingrandire il sensore, ad avere quindi più megapixel ma sfruttati seriamente, perché poi i pixel devono effettivamente diventare più grandi, oppure non è che ci guadagni molto da continuare a compattarli dentro una piccolezza, è veramente una buona mossa da parte sia di Xiaomi che di Samsung. E badate bene, non è che perché c'ha 108 megapixel allora è fenomenale, cioè piano, perché il Mi Note 10 per esempio, che non è da confondere col Mi 10 Pro o il Mi 10, ha 108 megapixel ma le foto fanno schifo, si fa completamente stracciare da un iPhone 11, quindi insomma un iPhone 11, cioè non fanno qualcosa di interessante quelli di Apple da anni, ma di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo anche parlare dello schermo, del refresh rate. È vero che fa 120 Hz l'amicone di Samsung, però non li fa in QHD, quindi non sfrutta tutta la sua risoluzione e quindi non ha quel passo in avanti che avrebbe rispetto al Mi 10 Pro, essendo che anch'esso usa un AMOLED, e anche se questi qui lo chiamano Dynamic AMOLED perché fa meno luce blu o perché c'ha l'HDR10 Plus, non vuol dire niente. Ora della fine più o meno siamo lì come schermo, anche se Samsung è molto difficile da battere. Il fatto è che se volevi veramente distaccarti dovevano riuscire a mettere il 120 Hz nel QHD. Questo non è successo, probabilmente non siamo ancora pronti, e questo vi dimostra che c'è margine per migliorare in futuro. Ecco, questo in più dello Xiaomi c'ha che tu devi andartene via. C'ha che si assesta a 1080p su 120 Hz rispetto a 90 Hz, e questo effettivamente potrebbe essere un bel colpo, essendo che solo 30 Hz in più rispetto ai 60 della scorsa generazione non so se fanno una grande differenza. Sicuramente 120 Hz la fanno. Il problema è che qui succhia un sacco di batteria, quindi sull'S20 Plus e l'S20 Ultra, che hanno 4500 mAh, secondo me c'è scorta per farlo. Sull'S20 normale forse no, quindi io francamente fossi stato in Samsung, però ovviamente il marketing se lo gestiscono loro, fanno come vogliono, però avrei messo assieme l'S20 con l'S20 Plus. A questo punto qui, e l'altro l'avrei chiamato S20 Plus, così non facevano più confusione. Vabbè, in ultima analisi, sempre quando riguarda le fotocamere, c'è lo zoom 100x, quello periscopico, di cui si vanta molto l'S20 Ultra e per cui si distacca a livello fotografico dagli altri due. Anche qui c'è da dire che sono arrivati molto in ritardo, perché comunque il P30 Pro è uscito da più di un anno e aveva quella funzione lì e la fa altrettanto bene. La loro differenza è che ci mettono un 100x di zoom. Non so cosa possa servire, onestamente io ho un 30x qui e non lo uso mai, insomma usi al massimo 5x, 10x quando vuoi fare, ma quando cominci a perdere dettaglio la verità è che non lo usi, perché non serve più a niente, piuttosto ti avvicini tu. Una soluzione un po' più intelligente che mi è piaciuta è quella di Xiaomi, eccoli ancora,
con due telefoto, una da vicino e una da lontano. Comunque l'hybrid sembra essere una modesta soluzione fino ai 10x e secondo me è lì che si dovrebbe fermare. Bene, spero che questo video vi abbia fatto pensare sulle feature o non feature degli smartphone, quali gli 8K, il refresh rate, i megapixel. Sono cose che sì, ma no. Quindi può essere anche che abbiano ragione i detrattori dell'innovazione, cioè che effettivamente non ce ne sia un granché. Infine c'è da vedere il prezzo, perché il Mi 10 Pro si posiziona praticamente quasi vicino all'S20 Ultra e lo fa al costo di 700 o probabilmente meno euro, mentre appunto tra l'S20 Ultra e l'S20 Plus ci dovreste mollare giù praticamente 1200 euro se dovessimo proprio posizionarci lì, il che non è proprio da tutti i giorni. Certo, anche Xiaomi ha aumentato il prezzo, però ha veramente dato un colpo rispetto al Mi 9. Magari ci stava avere lo schermo 120 Hz, ma insomma non si può neanche menare tutti in questa maniera, qui sarebbe veramente scorretto. Beh, insomma, ditemi cosa ne pensate voi, se dovete cambiare telefono su quale dei due siete indirizzati, se pensate che effettivamente nel 2020 ci sarà qualche upgrade importante, anche perché i due principali top di gamma sono già stati presentati, quindi basta, non c'è più niente da vedere, basta. Magari comparirà qualche, che ne so, Nubia, qualche Oppo con dentro quella feature incredibile che c'hanno solo loro, poi dopo tutto attorno il telefono magari è molto mediocre, però vacca boia, c'ha la camera sotto lo schermo, cioè quelli lì riescono a venderti un telefono, o vorrebbero riuscire a venderti un telefono, solo per una feature. Capite? È una. Quindi non chiamatemi quelli lì i prossimi top di gamma, non chiamatemi, quelli lì non li conto. Tu devi riuscire a concentrarne molte, devono funzionare bene e soprattutto devono essere vere. Quindi non cagate, non compromessi, quella è la vera innovazione, non che la mia cazzo di cameretta qui fa il 4K, ma se lo fa a un frame rate imbecille. Detto questo, signori, io e il MeToo in tenuta invernale vi salutiamo e se vediamo alla prossima.